ci siamo. Siamo appena arrivati al Gloria Palace Hotel di Amadores, un posto veramente fantastico. Appena ho visto questa mega struttura stratosferica. Che settimana ci aspetta? Ma ci aspetta una settimana molto impegnativa. Chiaramente non siamo professionisti, però ci teniamo a far bene, a fare un buon risultato sia di dislivello altimetrico e chilometri. Qua si fa presto, Mauro, lo sai, basta fai 3 ore e ha già fatto 1700 metri di pianura. Non ce n'è poca. Pianura ce n'è pochissima, però noi, come ho detto, il mio gruppo è super motivato, dobbiamo far bene. Seguiteci. Primoso è un'azienda specializzata nel ciclismo, noi abbiamo 10 shop in tutte le isole Canarie e 7 specialmente in Gran Canaria. La nostra capillarità è un punto di vantaggio appunto per quello che comunque è il servizio al ciclista. Noi ci focalizziamo soprattutto a quello che deve essere il servizio completo da quando un ciclista arriva nell'isola a quando deve andare via. 365 giorni all'anno abbiamo un clima che va dai 20 ai 28 gradi. Abbiamo infatti tutti quelli che sono i percorsi per road, mountain bike, ma anche per i bike, perché comunque la gente che viene qui anche per godersi l'isola senza un livello agonistico. E all'interno dell'isola abbiamo sviluppato anche dei bike stop che sono dei nostri partner, che sono appunto dei punti di ritrovo dove i ciclisti possono comunque condividere tutti quelli che sono i percorsi e anche il know-how. Chi vi piace fare anche triathlon, un po' di tutto, qua è il mondo dello sport, questo qua è proprio il mondo dello sport. Qui pochi chilometri ma tanto dislivello. Tanto dislivello, sì, perché dove si inizia, per quanto fai poco, comunque con 1000 metri di dislivello esce per, ti vai a casa con 1000 metri, sicuri. Grazie loro per averci accompagnato questa mattina. Va bene, niente. Grazie. A voi per la compagnia. Questa prima giornata stiamo andando benissimo, anche se in realtà dovevamo fare un po' meno, però sai, il tempo è eccezionale, il percorso è stupendo. Per me, te lo sai benissimo che dico sempre che qua è l'università del ciclismo mondiale, no? A parte le Dolomiti che sono tutti del mondo, però le Canarie in questo periodo qua, sappiamo tutti che il ciclismo europeo e anche mondiale sono tutti qua sulle strade, anche i grandi campioni. Dunque sono felice e contento di essere qua con questo team. Ciao a tutti, sono Silvia, ente del turismo di Gran Canaria in Italia e siamo qui a Gran Canaria questa settimana per accompagnare il bike tour di Max Lelli. Abbiamo organizzato il soggiorno su 2 località diverse, nel sud dell'isola, che è quella più frequentata, e a sorpresa nel nord dell'isola da Gaete, nel Bicordial Roccanegra. Andremo alla scoperta delle dune di Maspaloma, 400 ettari di parco naturale protetto con 6 km di spiagge selvagge e incontaminate. Visiteremo Puerto de Mogán, porto sportivo e località turistica nell'estremo sud dell'isola. Visiteremo il versante settentrionale dell'isola con Agaete, il Valle di Agaete, con l'unica piantagione di caffè in Europa. E vogliamo premiare i ragazzi per le loro imprese sportive nell'entroterra dell'isola con un'escursione in catamarano esclusiva per vedere la Gran Canaria dalla costa. Scopriremo le piscine naturali nell'oceano, partiremo alla scoperta di Las Palmas e del suo centro storico Vegeta, che vanta più di 500 anni, con palazzi storici del 1500, del 1600 e del 1700 e con la casa museo di Cristoforo Colombo. I ragazzi alloggeranno nel Gloria Palace Amadores, un bellissimo hotel nella località di Amadores, e potranno usufruire del centro di talassoterapia.
porterà su altre nuove salite, nuovi percorsi. Ciao ragazzi, oggi è una bella giornata, oggi è dura, però voglio partecipare lo stesso, anche se sono stanco morto. Anche oggi. Bellissima e panorami stupendi. Tre chilometri tosti, tre e mezzo per esattezza, molto impegnativi, poi con una bananina ci sta tutto, guarda. Maltodestrine, ciclodestrine. Niente barrette. Facciamo andare via la pane, tua prosciutto per 4 minuti, dai. E allora ragazzi, ci siamo. Oggi è la terza tappa, quella più dura. Arriviamo fino in cima al picco della Nieves, oltre 40 km di salita, con una pendenza media del 9,6. Oggi sarà veramente dura, con questo caldo che non siamo abituati, però dai, ce la faremo. Un grande gruppo d'amici, stupendi, ci si sta benissimo insieme, per non dire delle risate che ci facciamo la sera e durante il periodo. Top! Tranquillo, regolare e si sale, dai. È molto calda, è molto faticosa, un dispendio di energie più del normale. Bisogna molto idratarsi. Grazie, passo la linea a Max Lenz. Abbiamo il pico stamani, c'è un fuga Yuri. Fa caldo, ma la salita è lunga, bisogna gestirsi per poi dare il massimo del finale. Ci aspetta Pico per i suoi 2000 metri. Vedremo se il gruppo si stacca. Che ci sono i nostri angeli custodi qua a fianco, eh. La salita è molto lunga, faticosa, dobbiamo arrivare al picco, non so come ci arriveremo, però ci arriveremo. Andiamo a scrivere la storia. Bravo Sergio, andiamo a scrivere la storia. Ci parte! Abbiamo già fatto 1900 metri di dislivello, mancherà 10 km e siamo sul picco della Nieve. Anche qualcosa in meno. Arrivati!
Grandi. Ce l'abbiamo fatta. Cima conquistata. Catamarano Mike Experience. Non siamo dei professionisti, non siamo calciatori. Vale, el capitán primero que nada, él es Jesse, hola Jesse. Uno, preparamos, dos, tiramos, ¿vale? Ok. Esperamos por el dos. Uno. Un po' di brio a questo team. Ma non c'è un pulsante di air? Da 3100 metri, poco più di 110 km, la giornata non è proprio, diciamo, favorevole, però la motivazione dopo una giornata in barca mi sembra buona. Speriamo. Aspetto un'altra giornata da 4-5 ore con una bella salitona a 33 km. Andiamo così. Arrivati a Finca La Laca in questo momento, una tentazione di caffè, abbiamo un pranzo finale eccezionale, tappa molto dura, 3100 metri di dislivello, 120 km, un po' stanchi, un po' provati, giornata però unica perché sole e paesaggio da campionato del mondo. Ecco Serginio, anche lui 3100 metri. Sono Alexi, io lavoro sulla finca La Laca, siamo una della famiglia che facciamo il caffè, abbiamo 5000 piante e 1000 bebè. E la produzione di caffè non è facile, comunque dobbiamo fare un'intenzione forte, un lavoro pesante, e siete convidati a venire a vedere. Siamo alla fine della settimana di questa Gran Canaria particolare, perché abbiamo fatto sud e nord, giusto Mauro? Assolutamente, in maniera eccezionale. Sì. Anche il nord ha lasciato il suo segno. Le giornate sono sempre spettacolari, bellissime, le strade stupende, magnifiche. Io, se permettete, mi mangio una banana. Vabbè, date e mangia che intanto recuperate. Senza contare il giorno di oggi, abbiamo fatto 607-608 km con circa 12.500 metri di dislivello, e considerando 6 giorni pedalati, più
esempio oggi roba. Inizia a essere tanta bel roba. Blocco di lavoro, perché le gambine iniziano a lavorare. Dobbiamo organizzare ancora un evento ancora più importante, stiamo cercando di capire come muoverci per il 2021. Mauro? Assolutamente sì, questa è una delle tante novità dei nuovi bike tour di Max Lelli, nuove bike experience dedicati alla bicicletta, all'enogastronomia e alle bellezze del territorio. Senobio de Valerone è uno dei tanti siti archeologici che si trovano sull'isola di Gran Canaria. Attualmente ce ne sono più di 2000, e di cui 11 centri che sono aperti ai visitatori. Il cenobio è un antico granaio collettivo degli aborigeni che era stato usato fino a poco prima della conquista da parte degli spagnoli dell'isola. Misurano più o meno tra un metro e tre metri quadri. Gli aborigeni conservavano i loro raccolti, principalmente cereali, e ogni famiglia aveva il suo granaio che veniva chiuso probabilmente con una porta di pietra o di legno. L'Hotel Madrid è importante per la storia recente della Spagna. Qui Francisco Franco firma il manifesto di Las Palmas e da qui parte la dittatura franchista.